ora consacrato di Dio, cosa mistica, torre della santa città di Davide. Assolutamente sì, il mio commento innanzitutto è quello della gratitudine. Gratitudine alla ditta Marinelli per aver pensato di donare ancora una volta la campana per il giubileo del 25. E sono contento poi di essere qui perché per la prima volta che assisto a una fusione di una campana. Poi dall'altra parte non dobbiamo dimenticare anche che la campana è un'opera d'arte e quindi richiama anche alla bellezza. Il Vangelo si annuncia attraverso la bellezza e il giubileo in questo modo con questa campana si arricchirà ancora di più di una nota di bellezza. Madre ammirabile, madre del buon consiglio. Sì, un evento straordinario che suggella ancora di più quello che è il nostro rapporto con il Vaticano. Avere oggi Sua Eccellenza Reverentissima Monsignore Fisichella ci onora e soprattutto questa giornata è importantissima per noi e diciamo anche per tutto il Molise, perché noi parteciperemo a questo evento giubilare del 2025 con due importantissimi eventi: la campana del giubileo, che adesso andiamo a fondere, di cui qui vedete il prototipo che è stato presentato oggi innanzi a Monsignor Fisichella, e con un grande concerto campanario richiestoci proprio dal Vaticano, in particolare da Monsignor Fisichella, che si emoziona al suono delle nostre campane e che ci ha chiesto di annunciare il giubileo con un concerto in Piazza San Pietro. Volevo ricordare e ringraziare mio padre, Pasquale Marinelli, patriarca delle campane. Lui ha realizzato tutto questo, lui c'era nel 2000, quando è stata realizzata la grande campana del giubileo del 2000, che oggi è nei Giardini Vaticani. Sì, sì, noi diciamo sempre che il brand principale di Agnone è la millenaria fonderia Marinelli, di cui siamo orgogliosi. Poi il riconoscimento che avrà l'anno prossimo il centenario della pontificia Marinelli, quindi il Vaticano che si identifica con la fonderia Marinelli di Agnone, ci inorgoglisce ancora di più. Siamo onorati oggi di aver ricevuto Sua Eccellenza Monsignor Fisichella. Per noi è un'attenzione particolare al territorio, ce lo stiamo ripetendo ormai da diversi mesi, e tutto poi torna con quello che speriamo sia il sogno di tutti noi, che è arrivare ad essere vincitori della Capitale della Cultura Italiana del 2026, perché credo che lo meriti Agnone per l'importante lavoro che ha fatto, lo meriti non solo Agnone ma l'intero Alto Molise e l'intero Molise, perché ha delle potenzialità enormi, e questo potrebbe essere un segnale di rilancio di tutti i territori, non solo della regione Molise ma di tutti quei territori montani che stanno soffrendo ormai da molti anni e che sperano in una luce che venga appunto mettendo al centro tutte le potenzialità e tutte le caratteristiche belle e positive che loro hanno. Questo patrimonio deve essere riscoperto, deve essere manutenuto, deve essere valorizzato e deve ridare da appunto quella prospettiva economica e sociale che questi territori meritano, e soprattutto meritano quelle persone che non hanno mai abbandonato questo territorio, ci vivono bene, ci vivono felici e vogliono continuarci a vivere bene e felici.